Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monopoly Go. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate l'hashtag Monopoly Go qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e andiamo avanti con questa nuova puntata. Visto che l'evento dolce sollievo che è iniziato ieri sera dura solo un giorno, io ieri ho giocato per forza di cose e ho portato in pratica tutto a termine, nel senso no, dolce sollievo deve anche ancora finire, mancano ancora un 5.000 punti per arrivare agli ultimi dadi e anche il torneo ugualmente sta molto in alto perché un giorno solo è una cosa anomala. Hanno fatto una cosa totalmente anomala, un torneo che dura un giorno solo partendo dalla sera del giorno prima alla sera di oggi, che è una cosa stranissima. Andiamo a fare prima il ricappino di tutte le nostre cosine come sempre, pedine che non sappiamo dove arrivano, ma alcune lo sapremo tra poco perché ci sta un nuovo evento che esce il 30, un nuovo evento scavo, quindi il 30 proprio. Il meglio potevano fare, però ok. E queste sono tutte pedine che mo per ora non sappiamo dove stanno. Però sono molto carine, pedini e scudi. Andiamo avanti, la sua pack che ancora non si sa da dove arriva e quando arriva. Solo adesivi 3, 4, 5 stelle. Solo adesivi novità, quindi carte che ci mancano. Che si possono cambiare per un numero di volte limitato per poi raccogliere la bustina. Poi il Carnival Game, quindi Carnival Juggle Sort, che praticamente è il giochino con le palline, che bisogna mettere le palline colorate in maniera ovviamente corretta in confronto a quello che ci fa il nostro simpaticissimo Mr. Peggy. Ok? E possiamo recuperare dei punti che poi vengono utilizzati all'interno di un negozio apposito che ci darà delle ricompense specifiche, quindi bustine, dadi o simili. Magia d'oro parte oggi, ragazzi. Oggi abbiamo set 13 impronta eloquenta e conflitto finale. Tanta roba. Poi abbiamo Sweet Release, che dovrebbe essere quello un giorno, ragazzi. Guardate sopra, Sweet Release è 19 ore, meno di un giorno, raga. Allora, sono 46 soglie, però sono soglie molto veloci, nel senso i punti non erano tantissimi per poter salire, infatti se vedete alla 37esima 650 punti le fate con una botta sola de per 1000 quasi, anche perché società e tasse, quindi ovviamente era 2000 e 3000 se non ricordo male, dovrebbe essere, perché hanno rialzato i valori dei punti che si prendono perché hanno tolto probabilità. Una volta c'era probabilità, l'avevano aggiunta, adesso l'hanno tolta e hanno rialzato i due. Ok, quindi abbastanza non facile, però un po' più veloce se ci capitate sopra. Poi abbiamo il torneo un giorno. Ovviamente sempre le solite 40 soglie che ormai non riusciamo mai a arrivarci. Magari arriviamo alla 32, alla 33. Io adesso dovrei essere alla 33 perché ho giocato, ripeto, molto pesante ieri, è andata molto bene, quindi tanta roba. Proseguiamo. Questi sono gli eventi di oggi. Un dadi gemelli che ormai è sparito perché era stanotte mattina presto. Poi la mega rapina che dovrebbe essere attiva. Vedete, 7,59. No, è finita pure quella. Un costruttore in festa che me lo sbatto agli denti. Però potrebbe essere buono se riusciamo a fare qualche punto in più. Magia d'oro parte alle 14 per assurdo. Quindi parte alle 2. Dalle 2 alle 20,59 del giorno dopo sarà? Mi ricordo. No, dalle 2 alle 9 di oggi. Magia d'oro 7,13 impronta eloquente. 7,17 conflitto finale. Dai 14 alle 19,59 è colpo di fortuna, che non è male per niente, sinceramente abbinato ad alcuni eventi. Alle 16 parte evento Tycoon, Candyland. E ovviamente al 19 parte torneo Bubble Blowout, quindi in realtà sarebbe da giocare tutto insieme alle 19. E poi vediamo un po', ci abbiamo alle 20 Mega Rapina. Diciamo. Ok, proseguiamo con quello che abbiamo a disposizione. Questo è Tycoon Candyland, che è l'evento che parte appunto oggi pomeriggio. È un 2 giorni, un giorno e 22 ore, quindi è 2 giorni. 5 minuti di per 1000, 10 minuti di per 1000 classico, diciamo è un evento classico, normale. E alla 22 c'è una pedina. Adesso non riesco a vedere che tipo di pedina sia, ma c'è una pedina, ragazzi. Sicuramente sarà una di quelle a tema, quindi vedremo poi cosa ci capita. Ok, poi abbiamo il torneo nuovo che parte invece alle, che era alle 7, alle 8 di stasera. È sempre un torneo un giorno a 40 soglie, non ha pedine all'interno, hai 5 minuti di per 1000, non hai il 10 minuti, ha due bustine blu che non è malissimo, non so quanti dadi effettivamente ci possa portare a casa, 10.000 dice massimo. Dura un giorno, quindi questo è classico. Poi abbiamo un nuovo evento scavo, ragazzi, nuovo evento scavo e si chiama Haunted Treasure. Parte il 30, quindi tra 2 giorni, ci dà lo scudo con quel bellissimo elmo, diciamo,
diciamo antico, e abbiamo il cagnolino di Mr. Monopoly, che praticamente è fatto a forma gargoyle, ok? Quelli lì che stanno sulle pareti delle cose antiche, strane, dei castelli e simili, delle chiese più che altro gotiche. Allora, e abbiamo la lista dei premi appunto di questo evento scavo, quindi sappiamo ipoteticamente che alla 19 c'è lo scudo, come al solito, e alla... Ok, quella alla 20, no, 18. No, a livello 20 ci sta la pedina. Ok. E ci dice pure più o meno quanti picconi circa ci servono per completare i vari eventi. Minimo, perché poi bisogna vedere se siamo fortunati a prenderli in modo concreto. Come premio finale vedo un sacco dei dadi, una carta jolly e soldi. Abbiamo anche la jolly, ragazzi. Quindi non ve perdete in chiacchiere. Ok, proseguiamo. Screenshot, allora mi avete mandato tutti la stessa carta, Mystic me l'avete mandata tutti, lo so che mi serviva, ma proprio tutti me l'avete mandata. Ringrazio i ragazzi qui, Michael e Pietro mi hanno mandato carte, ok. Poi devo ringraziare lo scambio che ho fatto con Salvo 2 giorni fa, quindi domenica, che mi ha dato la carta nuova 4 stelle che mi mancava. Devo ringraziare Sabina che mi ha mandato una carta, devo ringraziare, no, questa bella galleria patrimonio che sono arrivata a 36.000 un paio di giorni fa. Poi devo ringraziare E, quadratino, quadratino L, Mystic, anche lui mi aveva mandato perché ovviamente sapevano che mi mancava. Addestramento Shied l'abbiamo fatto grazie proprio a Mystic, se non erro. Questi sono i punti presi, quindi 5 trilioni da compagni che abbiamo finito l'altra volta. Perfetto. Poi abbiamo Maria Rita e, che mi ha mandato 2 carte, di cui una nuova. Ti ringrazio Maria Rita, gentilissima. E dovremmo aver fatto. Abbiamo visto tutto, quindi andiamo in gioco a farci la nostra bella partita. Sono passati 7 minuti per guardare tutto. Allora, bustinina, qualcuno mi ha regalato roba. Ok, Michelino. Ciao Michelino, benvenuto. Non ho mai visto una carta tua e penso che sei nuovo, quindi benvenuto Michelino. Sovraccarico, grazie Michelino. Allora, andiamo diretti in gioco, giorno 3. Ok. Ovviamente, ripeto, essendo un evento un giorno, ieri me lo sono caricato a bestia perché dovevo fare per forza così. Sono alla bellezza di 300.077 perché ieri ero 296.000, 297.000. Ovviamente tra i per 1.000, tra il bonus, tra il double, perché ieri c'era pure il double nell'evento, quindi c'è stava pure, come si chiama, dadi gemelli. Mamma mia, dadi gemelli, quando funziona è una manna. Ecco perché vi dico, quando dovete, intanto accetto i ragazzi, questo è il codice amico, mi raccomando, codice amicizia. Sapete che faccio questo codice amicizia, se vi interessa, se lo ritaglio e lo metto in alto sopra la mia testa, vi fa comodo, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Cronologia, vediamo un po', qualche scambio di carte che non mi servono, vi ringrazio ugualmente. Grazie di averci provato. Allora, andiamo a vedere promo infinita perché vedo che c'è roba gratis e qui non te la prendi a roba gratis. La roba gratis è la prima. In descrizione c'è il link per andare a vedere la lista aggiornata dei dadi gratuiti. Perché come sapete ogni tanto Monopoly mette dei dadi gratuiti che sono 25-30 dadi. E ci sono magari quei 3-4 link che non avete premuto, quindi magari arrivate a quei 100-150 dadi che sono buoni in più, gratis. Li potete andare a vedere nella lista e trovate, ripeto, nel link qua sotto ci sta scritto proprio lista dadi, 2 punti e il link. Ci andate e ci stanno, ci cliccate sopra, vi farà aprire sicuramente il gioco e vi dirà se potete riscattarli o meno. Di norma a fianco c'è scritta anche la scadenza, perché ovviamente alcuni di quei codici scadono, quindi non ve li perdete, se no vi perdete dadi a gratis. Delle volte ci stanno anche cose carine, l'altra volta c'era la pedina, e la pedina si poteva prendere solo con quel codice. Se ve la siete persa, ve la siete persa, punto. Allora, andiamoci a prendere la roba del negozio. Ancora non hanno risolto il bug della... come si chiama? Mi viene il nome. Mannaggia, vabbè, avete capito, insomma. Il bug che manca la sezione quella del... di quelli ricconi, insomma. E quindi non ci siamo potuti prendere più quelle ricompense. Basterebbe andare dal sito, ma non a tutti funziona, ma avete avvertito anche di questa cosa importante. Allora, cassa community ce l'apriamo dopo, anche perché non è... non dovrebbe essere caricata perché è quella nuova. Ok. Allora, costruttore in festa non mi basta assolutamente perché ormai sono arrivato di nuovo a dei costi enormi, visto che sono salito di livello. E a questo punto direi di cominciare la nostra giocata. Ovviamente abbiamo torneo lì lì, quindi da continuare a caricare. E lo stick non lo prenderemo mai. Dolce sollievo da completare perché ovviamente era velocissimo, è salito in una maniera
enorme, quindi tanta roba. E cominciamo la nostra giocata. Mo' ridroppiamo, ovviamente, perché è scontato, non è che la fortuna può essere sempre dalla nostra. Vai così. Probabilità, ovviamente niente. Doppio 5, forse società, niente. Liscio di 1, tasse. La bella station, eccola qua. E mo' andiamo a controllare pure se c'è qualcuno da attaccabile, perché non è che ogni tanto io quel povero account piccolo rimane lì nell'angoletto, triste. Se lo gestissi meglio sarebbe veramente buono. Malit ogni tanto mi attacca, ogni tanto si ricorda di essere. È indicativo. Allora, Frost con la X, fantastico. Step, via un po'. Guarda, avete imparato tutti a giocare, raga. È pazzia, ormai non ve ciocco più. Allora, qualcuno ce l'ha le strutture e potrei provare ad attaccarle, però sarebbe uno spreco d'attacco. Tipo Gabriele ha fatto tre strutture. Vuol dire che è un pochino distratto, Gabriele. Gabriele, una struttura perché devi fare la mission. Ce può sta. Ma tre strutture hai sbagliato. Ricorda che per farti i calcoli tranquilli devi fare il risultato della prima struttura, non quando è scontata, quindi conta che questa è il 50%. Metti che a me sarebbe 7, 14, 3, vabbè, avete capito, insomma, 140 e qualcosa, 150 quasi. E lo devi moltiplicare per 112 per sapere quanto ti costa tutta l'evoluzione del tabellone. È importante questa cosa, non dovete lasciare strutture a terra. Allora, vai, avanti. 5, 6, 7, un'altra bella probabilità. Stiamo caricando per sbaglio la cassa community quando non era il nostro interesse principale. Ok, posizione un po' gnè. Mamma mia che tiri. Bla. Ok, bello, bello levare la ferra alla grana che fa schifo. Comunque non l'hanno imparato che la ferra alla grana è una cosa che devono levare, eh. Allora, dovrebbero fare un bel sondaggino. Sarebbe molto carino il sondaggino, ma la ferra alla grana ti piace o no? Secondo me sarebbero tre quarti mila de no. Ne sono più che sicuro. Ne ho proprio la certezza, vai, un bel per cento da qua che magari con un tiro carino andiamo nel nulla cosmico. E che ovviamente te pare che Mordug torna a giocare e le cose funzionano. Ma quando mai? Allora, ruota colorata. E queste ne ho fatte tante, perché ovviamente facendo le salite importanti, quando si deve, quando ci stanno gli orari, io vi ripeto, la problematica di Monopoly è che bisognerebbe seguire degli orari che non vanno bene né per YouTube, né per i video, né per la live, perché per Diana mi mettono sempre gli eventi che so, o alle 8, che uno dice sta a cena, o te la mettono alle 6, che uno non già sta a casa. La mattina non c'è un evento, c'è la tristezza cosmica. Ho capito che tutti lavorano, però è pazzesco, cioè veramente scomoda la faccenda. Vai, per cento da qua, forse una società la prendiamo? 400, ah, vedi, 400! Ho detto male, raga, quindi queste danno 400, ecco perché effettivamente siamo stati velocissimi. Effettivamente, tanta tanta roba. Ok. Affittini vari che ci risbattiamo i denti. Comunque pure ieri avevano messo parecchi costruttori in festa, quindi era proprio per farci costruire a bestia. Ci hanno fatto un evento corto, probabilmente per prepararci poi agli eventi di Halloween, secondo me. 30 ottobre, 31. E 30 ottobre parte lo scavo, fate due conti. Si può quasi capire. Perché hanno tentato di fare una cosa corta, però ho un po' di fortuna. Dai, su, un'altra tassa, grazie. Ok, intanto c'è Antonio che mi fa le rapine in banca. Ciao Antonio, ti salutiamo. Ok. Stavo avendo un po' di sfortuna con alcuni tiri. Con alcuni, con un bel po' di tiri. Vabbè, però non è un problema. Se riesco a finire dolce sollievo, almeno a paro ci dovremmo tornare. Sempre se i tiri vanno, insomma. Però 400 a botta, se uno tira bene. Ripeto, mo sto giocando molto sciallo, molto relax. Anche perché per 1000 grossi l'ho gestiti, le cose grosse l'ho già fatte. Anche se mo, ovviamente, i tiri mi stanno a prendere in giro in una maniera incredibile. Comunque ho saputo che alcuni di voi che sono stati sospesi torneranno a breve. Alcuni che sono stati bannati sono riusciti a avere una seconda possibilità. Quindi, bentornati a tutti. E con Monopoly è così. Mo la Scopoli sta cominciando a svegliarsi dopo un tot di tempo a fare un po' di controllini alla gente, specialmente a quelli top. Alla top 100 l'hanno controllati quasi tutti. Hanno bannato il primo in classifica, della mia classifica l'hanno bannato. Quindi fatevi due conti. Stanno facendo piano piano piazza pulita.
Non si sa ancora come partono e come triggerano i controlli. Nel senso, cos'è che scaturisce? Ma io avrei due risposte anche per i fuffaroli, perché pure i fuffaroli, tra virgolette, vanno consigliati. Allora, in pratica, secondo alcune dicerie, si dice che i tornei soglia 40 e soglia 50 siano fatti apposta per triggerare questa situazione di controllo, perché in pratica di norma un giocatore normale la soglia a cui riesce ad arrivare è la 30, 32, alcuni casi può arrivare pure all'ultima. Però se succede ripetutamente che un giocatore arriva all'ultima, che è la 40 o la 50 continuamente, c'è qualcosa di anomalo. E loro, avendo queste risposte che arrivano dai server continuamente di anomalie, vanno a controllare l'account e vedono che ha fatto sempre 40, e vedono che quei tiri li ha fatti sempre predefiniti, sempre sui tiri più alti col per 1000 o per 2000, sì, per 2000 o per 1000 e per 500, e quindi... Che fanno? Controllano i log e vedono cosa ha combinato sto tizio. Vedono che faceva magari doppio dispositivo, perché è la cosa più comune che viene fatto, ovviamente. E addio. Bannato oppure sospeso in base a quanto ha sfruttato la situazione. Ok? Però ovviamente sono i primi ban, quindi saranno pure un pochino più leggeri con alcuni. Però io vi avviso ugualmente, perché pure voi dovete imparare un po'. Anche quando sei fuffa bisogna imparare a fuffa. Cioè, nel senso, se dovete giocare bene, giocate bene. Comunque ho fatto 3-10. Sì, in pratica sì, mentre chiacchiero ho fatto 3-10. Va bene. Questo tutto in video, quindi. Ma non è che sto. Non pigliatevi subito a male. Ok. Allora, per ora stiamo caricando bene pure il torneo, fortunatamente. Che poi è molto veloce pure il torneo un giorno. Secondo me questi due eventi, Dolce Sollievo e questo torneo, l'hanno caricati molto facili. Nel senso, l'hanno resi più fattibili della norma. Ok? Ovviamente penso sempre per prepararci agli eventi un po' più cicciotti. Ecco perché l'hanno fatto anche un giorno, perché ovviamente se no ci ritroviamo con un evento in più in mezzo alle scatole. Questa Dorothy mi farebbe da attaccarla. Però intanto abbiamo Gabriele, che è sicuro. Gabriele, non ce l'abbiamo con te, eh. Non te vogliamo male, perché l'abbiamo trovato indifeso. Il Monopoly funziona così. Non vi arrabbiate. Comunque ho visto che il video dell'altro ieri è arrivato quasi a 800 visual. Di Monopoly ultimamente erano un pochino più rari, perché c'è sempre bisogno, insomma, di un ritorno delle persone. Anche perché ora è un periodo un po' così. Secondo me o state a studiare o state a fare cose impegnative prima dei giorni specifici. Secondo me è un po' quello. Però sembra che Monopoly si stia rialzando, come gli altri giochi e tutto il resto. State un po' riavvicinando ai PC. Poi so che molti di voi stanno lavorando a bestia questo periodo. Tanti. Ho letto pure alcuni di voi che mi fanno dei commenti importanti anche sulla vita quotidiana. Quindi so. Ma ho imparato a conoscere molti di voi. Voilà. Tanto qua stiamo continuando a pushare torneo. E l'evento sopra non ci sto più passando sulle società. Pazzia. E siamo qui per andare a fare completamento. E invece se continua così completiamo torneo. Ah, prize on inutile senza raddoppio. Ok, 5-4 forse vuoto. E prendici le tasse. Sì, sto caricando probabilità e torneo in maniera incredibile. È buono per noi, perché magari ci capitasse qualche bustina oppure qualche costruzione importante. Ma non penso, raga, perché costa veramente tanto adesso. Sono ritornato con lo sconto sulla soglia dei 9 trilioni. Quindi siamo ritornati in quella soglia dove se la superi vuol dire che c'hai lì dindi. Ok, 6180. Dai, piano piano ci avviciniamo. Ok. Diciamo che potrei andare leggermente drop se proprio ci gira male, eh. Diciamo che lo scopo di questa partita era più andare a paro il più possibile. Perché non è che si può essere sempre esosi da arrivare in cima al mondo, eh. Poi afferra la grana. Mannaggia, l'afferra la grana è tornato bello caricotto. È da un po' che gli afferra la grana li evitavamo con grande tranquillità. Mo si sentono bene, eh. Si stanno sentendo bene questi afferra la grana. Vabbè che ormai li piglio tutti, pure a occhi chiusi.
banconote che volano, però insomma, insomma, ci piacerebbero un po' meno. Ok, 4-1-5, brutto tiro. C'è una 7 armor. Sì, ma prendimi le tasse. E poi è pure anomalo da dire. Prendimi le tasse come se fosse bello andare a prendere tasse. Allora, niente. Sto caricando soldi che andranno persi nel nulla, eh. Contatevelo, anche perché... Ecco, una cosa scomoda degli sconti è che gli sconti sono molto comodi, nel senso... che ovviamente sono sconti. Già lo dice la parola. Però... creano anche dei problemi di conteggio, perché non è che sono sconti pari, che sono a 500 tutto, 50% tutto, che dicevo, va bene, no, sono sconti separati e divisi in tipi, e quindi bisognerebbe farsi una media, e poi dalla media far uscire il risultato, e è una rottura di scatole, ipoteticamente è una grande rottura di scatole. Ok, fai così, Gabriele, mi dispiace per Gabriele che lo sto stendendo, ma... aveva proprio un'indifesa abbastanza importante. Che ha imparato a giocare, si vede, perché tu gli entri nel tabellone e c'ha o una struttura rotta sola, perché è colpa della mission, o zero strutture. Ok. Poi dipende pure da quanti amici avete. Ovviamente meno amici avete, meno distruzioni vi capitano, anche se avete più strutture. Magari ve ne rompono una soltanto, perché quelli randomici ne arrivano 3-4 le persone, capito? Poi c'avete troppi amici come me. Se lasciate 7 trillion là sopra, domani mattina state a zero, perché vanno attaccato 10 miliardi di volte. Ecco, anche la controparte di avere tanti amici rende il gioco più competitivo, ma anche molto più difficile da un punto di vista. Ok. Oh, le tasse. Oh, grazie. Grazie, perché cominciamo a non vederle più le tasse. Vai così, altra bella rapaina. Diciamo che stiamo salecchiando in maniera concreta. Allora, ipoteticamente io per calcolare uno sconto dovrei regolarmi sul massimo del costo delle strutture. Bisogna far così e andare di scarto, nel senso potrebbe essere 1-2 milioni di meno e non esagerare a tira alto, che non si sa mai, uno sbaglia e rimane una struttura di più e spreca punti. 6 e 3, forse una Prison che non raddoppierà, ne siamo sicurissimi. Ok. E non raddoppia, ovviamente. Una bella tassa, dai, prendiamo una bella tassa. No, di 1. 6 e 3, imprevisto. No, liscio di 1, va bene. 4 e 4, no, armor. Voglio le tasse. Ok. Oh, nonostante stiamo prendendo 1000 stazioni... però non riusciamo a completare l'evento sopra, che mi interessa più che altro non tanto per i dati, che ritornano più o meno a pari, forse 2000-3000 meno, per la bustina viola. Bustina viola è importantissima, perché grazie a voi, grazie agli eventi, grazie ai per 1000 che abbiamo tirato l'altro giorno e tutte le carte che sto trovando anche con i gira alla ruota fino adesso, perché adesso poi dopo non riusciremo più a costruire di nuovo, sicuramente sarà un problema di nuovo. Previsto stazione, sì, tutte le stazioni, yeah. Passiamo da tutti i pizzi. Ok, Emma sarebbe quasi attaccabile, ma due strutture sono dubbio. Quindi ciao Gabriele. Oggi va così, raga, non ci posso fare niente. Oggi fortunatamente sono anche un pochino più attivo, perché c'ho meno fastidi, quindi... dai, per ora ce la tiriamo in questa maniera. Ok, 400 punticini. Questi, i prossimi dati devono essere un po' di più. No, sono 1200. Tristezza cosmica. No, da come saliva piano pensavo magari avevano messo qualcosa di più. Invece nulla. Niente. Dai, però veramente non riesco a prendere tasse. Oggi è giornata proprio nera delle tasse. Ma com'è? Guarda, guarda che roba. Evita tutto. Oh, una società si è ricordata di esistere. 6 e 6, 12 va oltre di parecchio. 6-1-7, liscio di 1. Dai, fai un tiro corto, niente. Oggi i tiri sono tutti belli importanti. Ecco, mo' falto il tiro da 2. Le stazioni le stiamo prendendo tutte. E poi qui c'è Katia col cagnolino. E vedi, Katia per esempio è una grande giocatrice, perché ha una struttura sola. Quindi vuol dire che l'ha fatta per la mission. Gli è stata distrutta ovviamente, oppure l'ha distrutta con un secondo account.
Quindi, fatevi due conti. Ok, siamo a 9 trillion. Va bene, bel 3 vuoto. 4 ce l'ho di 1. Di 1. Sono buoni gli armor, ma di 1 tasse è un po' cattiva. E un altro armor, yeah. Vabbè, a me mi fa comodo perché droppo meno dadi. Però li droppiamo uguale oggi, eh. Non vi preoccupate che stanno a calà. Stanno a calà. Ma mo tra un po' ci fermiamo. Siamo quasi arrivati, eh. Ci siamo quasi. Ci manca una piccola nticchia, ma servono due pezzetti. Eccoli qua che arrivano. Guarda, manca proprio quella goccia che ci porta alla fine. Ovviamente armor lo lisciamo, l'ultima goccia. Ah, diciamo che arriviamo a 298.000-299.000, forse un... Se siamo fortunelli e ci arriviamo nei prossimi tiri, andiamo a perdere un millante, ma pure un po' di più forse, perché vedo che sta continuando a lisciare. Allora, potremmo prendere pure i dadi della station, quindi ritorniamo a paro, però è un po' importantemente difficoltoso. Ma ci stiamo, eh? Siamo arrivati lì. E poi vediamo pure che carte vi posso mandare, perché mo comincia ad avere qualche doppioncino, perché cominciamo a riempire un po' i tabelloni. Gli album. Ok. 4-3 vuoto cosmico. Vai che ci arriviamo. Tassa, liscio, tassa. 678 imprevisto di nuovo, 300 dadi, vabbè. Oh, è il primo 300 dadi di oggi però, eh. Lo dobbiamo ammettere, il primo 300 dadi di oggi. Ok, imprevisto dollari. 56 tasse. E ci possiamo anche... In realtà potremmo anche fare un altro paio di tiri per arrivare a station, eh. Così. Oh, Galactus dorata 5 stelle e anche un'analisi artistica doppiona. Segnatevela perché potrebbe servirvi. Ok, siamo a 298.000, come vi ho detto, avremmo calato 1.000 dadi e riusciamo a passare su stazione. Io la bozzerei una prova. 678 tasse, no? Ok, sto prendendo posizione, sto giocando a per 1 per 1.000, sì, per 1% per prendere posizione. Ok. Dai che... Da 299.000... Non ce la vogliono regalare questa... Piccola soddisfazione personale, eh? Grazie, sì, sprechiamo. Dai, che ci possiamo salire sopra, così prendiamo pure quei 1.300. E andiamo quasi pari. Oggi giornata quasi pari. Non ci lamentiamo, poi pari. Cioè, in senso, il guadagno ci sta sempre, perché la bustina è un guadagno. Però, insomma, magari quell'antichietta è 12. 12! Cos'è 12? Dove l'hanno creato il 12 come numero? Perché l'hanno creato il 12-1? 6, 7, 8, preso. Yes! Rapina. Perfetta. Mua. Al bacio oggi. Oggi è giornata al bacio. Un trilione. Lori. Lori Mario. Un trilione. Grazie. Gentilissimo. Ok. 800 punti belli puliti. E voilà. 1.300 portati a casa. 1.250. Allora, diciamo che per logica di torneo... Ipoteticamente, mi sa che questo l'hanno fatto leggermente più lungo. No, 1.300 è la cosa quella di l'ultimo, perché poi c'è il 40 di mega, 1.600 cominciano a diventare 2.000, 3.000, 4.000 dadini. Quindi sì, questi sono... No, scusate. Torneo un giorno, volete vedere i fuffaroli? Io ve li dico, ve li indico. Patrick, Ragael, Anfeng, Spirited Flow, Zawid, Wilf, Carlo, Notaina. Zapesh, Casimiro. E diciamo che da... ma dovrei andare ancora più giù. Diciamo che 50.000 sarebbero i giocatori capaci. Da 50.000 in giù. Per i giocatori veri. Questi, tutti fuffaroli. Questi. Guarda che lista. Vabbè, poi dice com'è facile trovarli. Basta andare nei tornei. Cioè, cavolo. Se fai due domande, se io sto a 15.000 e quelli stanno a 240.000. Vabbè, a parte questo, abbiamo finito di vedere le nostre cosine, abbiamo preso le ricompense importanti, siamo a 298.948, eravamo a 300.023-24 dadi, e quindi sì, 1.000, 2.000, 1.500 dadi meno. Allora, mi faccio un piccolo conteggio, no? Allora, io vado per massimale, 30, 73, quindi sarebbe il doppio 714, 146,2. 146,2 per 112. Io dovrei, se andassi full,
usare 16 trillion e 3,74. Il problema è che qua gli sconti sono imprecisi, non sono tutti 100-100, quindi c'è il rischio. Ovviamente lo sconto maggiore sta sulla costruzione minore. Quindi quella costosa è solo scontare il 10%. Quindi 16 e 16 trilioni, mettete che ce ne vogliono 13 trilioni per completare il tabellone. Devo costruire in questo momento? No, perché ho 11 trilioni e 332. Quindi questo è un piccolo conteggio che vi ho fatto per far capire più o meno quanto sarebbe la differenza. Non si può costruire. Se arrivavo a 13 trilioni, ci potevamo pensare. Allora, fammi vedere un attimo tra gli amici. Ok, nulla di fatto. Nulla di nuovo. A questo punto io vi direi tranquillamente che andiamo a vedere che cosa regalare. Allora, siamo a 144 su 180 per la seconda finita dell'album, quindi per pedina dorata e scuro dorato, e 15.000 dadi. Siamo messi molto bene, andiamo a vedere se ci sono carte da regalare. Allora, per avere le carte regalo da me, codice amico nel video, tornate indietro, ve lo prendete e mi aggiungete gli amici, oppure link in descrizione automatico e ci cliccate sopra e ovviamente vi fa entrare nel gioco e vi aggiunge gli amici. Se avete il bug dell'amicizia cercherò di dirvelo io, quindi avrete altre possibilità poi. Allora, intanto andiamo a vedere la lista delle carte, ovviamente dovete essere iscritti al canale, lasciare mi piace all'ultimo video, condividere il video con i vostri amici che giocano a Monopoli e non se volete farglielo conoscere. E mi raccomando, lista dettagliata nei commenti, quindi nome in gioco, immagine profilo, perché sono importantissimi, se no non ve becco. E mi raccomando, lista dettagliata per set, quindi mi serve la carta 7-15 Black Panther, mi serve la carta 7-16 nuova generazione dorata, mi serve la carta 7-17 prima classe. In questa maniera, così almeno è più facile anche andarle a trovare specificatamente. Comunque, raga, ultimo set, mancano 4 carte. Allora, c'è un Mattia che non mi ha scritto bene che Mattia è, se che immagine c'è e tutto il resto. Io ce n'ho un Mattia solo e mi ha chiesto il set 1 gattino in salvo. Per assurdo, proprio piccolissima la carta. Mattia, penso che hai iniziato a giocare da poco. Ti mando la carta. Vai. Gattino in salvo. La seconda carta di oggi è una carta invece 5 stelle che l'abbiamo trovata adesso, quindi Sara mia, sei stata fortunatissima, l'abbiamo trovata in video e te la mando adesso. 5 stelle, la bellissima carta analisi artistica. La terza carta di oggi va a un altro ragazzo che è nuovo e ha un nome molto particolare, infatti come lo leggete è anche difficile da trovare perché devo mettere la E e poi cercare i quadratini a random, però t'ho trovato uguale, non mi scappi. Ti mando la carta che mi hai chiesto, spero ti sia utile, vai. Adesivo inviato Black Panther. Quarta carta di oggi va ad Aldo 2 che praticamente mi chiede o Black Panther o Aria di Tempesta. Ho trovato Aria di Tempesta, fortunatamente ce l'avevo doppiona e te la mando immediatamente Aldo, tieni. Va bene, dai, oggi sono riuscito a dare 4 carte su 5, niente male, sinceramente abbiamo fatto una bella giocata, ci siamo levati dolci di sollievo senza fare un drop effettivo, perché 1000 dadi non lo conto neanche più un drop dopo che arriviamo a sti livelli. Abbiamo anche completato torneo fino a dove potevamo arrivare, ovviamente non potremo più vincere finché ci stanno tutti sti pupparali. E niente, arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate l'hashtag Monopoli qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e ci vediamo nel prossimo video.